Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento del martedì sul canale 75 con Unica Calcio Monza, in cui andremo ad analizzare il post gara di Bologna, comunque un buon pareggio per gli uomini di Mister Palladino che interrompono la striscia negativa di due sconfitte consecutive e tengono comunque una buona posizione di classifica appunto la squadra biancorossa. Analizzeremo ascoltando ovviamente le parole del mister e discutendone anche con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Innanzitutto un graditissimo ritorno, ormai è di casa, è la terza volta qui con noi, ben ritrovato a Eligio Galeone. Buonasera Eligio. Buonasera Roberto, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Dicevamo ormai di casa, quindi Eligio sa ormai come muoversi all'interno di Unica Calcio Monza. È con grande piacere una new entry per questa stagione. Diamo il benvenuto invece a Simone Schillaci. Buonasera Simone. Ciao Roberto, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Perfetto, allora dicevamo la 32esima giornata del campionato di Serie A, che dunque ha visto il Monza uscire indenne da una trasferta davvero difficilissima, quella allo stadio Renato Dall'Ara, sabato sera uno 0-0 strappato al Bologna di Thiago Motta, lanciatissimo nella corsa Champions. Il Monza che sale a 43 punti, ma facciamo prima il solito recap, dunque con l'aiuto del nostro regista Alessandro Minaglia vediamo quelli che sono stati i risultati di questa 32esima giornata ricca, anzi ricchissima di pareggi, davvero, non ricordavo da tempo incredibilmente indietro una giornata con così tanti pareggi, anche se si era aperta con la goleada della Lazio sull'ormai spacciata Salernitana, una 4-1, poi la vittoria fondamentale del Lecce nello sconto diretto salvezza 1-0 ai danni dell'Empoli, il pareggio nel derby della Mole tra Torino e Juventus, appunto quello già citato del Monza in quel di Bologna, e poi la serie di sfilzeri pareggi, il Napoli bloccato addirittura dal Frosinone, il Milan stoppato dal Sassuolo, l'Inter capolista fermata dal Cagliari, così come il Genoa ha fermato la Fiorentina e il Verona ha rimontato due gol all'Atalanta. Resta invece da concludere nei 20 minuti finali Udinese-Roma con lo spavento per il colpo ricevuto da Ndicka, il giocatore della Costa d'Avorio della Roma, che ha abbandonato il campo davvero lasciando tutti con un grande stato d'ansia. Per fortuna tutto superato, nessun problema cardiaco per lui, soltanto un duro colpo ricevuto in un contrasto normalissimo di gioco con l'attaccante dell'Udinese Lucca, dunque tutto scongiurato. La gara però andrà ripresa probabilmente verso fine aprile, si parla del 25, e sono da giocare gli ultimi 20 minuti, la gara era ferma sull'1-1. Per una classifica di Serie A che andiamo dunque a vedere, l'Inter lunedì sera potrebbe festeggiare lo scudetto della seconda stella se vincesse il derby contro il Milan, che è secondo, staccatissimo dai nerazzurri, insegue la Juventus che a questo punto deve assolutamente blindare il fondamentale terzo posto, a rallenti il Bologna secondo pareggio di fila, poi come vedete dagli asterischi ci sono Roma e Atalanta che hanno una gara in meno, così come la Fiorentina che, venendo bloccata dal Genoa, stacca nuovamente il Monza e ottiene solitaria il decimo posto, appunto Monza sempre in cima nella parte destra della classifica di Serie A con 43 punti, sopra il Genoa 39, e poi dal Lecce in giù, anche se insomma i salentini, vincendo lo scontro diretto con l'Empoli come abbiamo detto prima, hanno fatto davvero un passo molto importante, a lotta apertissima a questo punto, tenendo fuori la Salernitana che con soli 15 punti è una distanza ormai davvero abissale, a poche giornate dalla conclusione di questa stagione di Serie A 2023-2024 è davvero ormai spacciata sul fondo, c'è il Sassuolo, vanno tutti a rallenti, il Frosinone, insomma il Verona che comunque il pareggio che ha ottenuto a Bergamo sa assolutamente di vittoria, poi insomma quindi da Lecce a Sassuolo una sfida davvero apertissima per restare in Serie A, ricordiamo anche l'Udinese appunto ha una gara in meno. Veniamo subito ai temi legati a Bologna-Monza, dunque coinvolgo subito i nostri ospiti, chiedo appunto a Eligio e poi naturalmente anche a Simone quello di commentare una gara che tutto sommato ha dato un punto importante, abbiamo detto interrompe la striscia di due sconfitte consecutive, ridà comunque morale al Monza, una buona prestazione, tra l'altro abbiamo ancora negli occhi quel gol divorato da Colpani, addirittura si poteva portare a casa l'intera posta, ma comunque è stato un gagliardo Monza, Eligio. Concordo con te Roberto, il Monza ha disputato una partita tosta soprattutto a livello difensivo, ha giocato molto bene la squadra di Mister Palladino e sicuramente Pablo Mari e Izzo hanno disputato un'ottima prestazione in difesa, così come i centrocampisti Bondò e Akpak Pro, che sicuramente Roberto è stata la sorpresa di giornata perché tutti ci aspettavamo di vedere Pessina accanto a Bondò a centrocampo, invece Mister Palladino ha schierato due centrocampisti pronti a tagliare, come si suol dire, la legna a centrocampo, con Pessina trequartista, quindi più avanzato, più avanzato nel campo. E per quanto riguarda la gara, sicuramente il Monza
ha disputato un'ottima prestazione nel complesso e, come ha definito lo stesso mister Paladino alla conferenza stampa post partita, è stata una partita giusta, una prestazione giusta giocata dai suoi ragazzi che è soprattutto disputata contro una squadra che ha rispettato. La cosa bella del Monza è che ha rispettato l'avversario, non dimentichiamoci che il Bologna naviga in piena zona Champions League, al momento è al quarto posto della graduatoria, nonostante il pareggio contro il Monza e il pareggio ottenuto contro il Frosinone in trasferta. E per quanto riguarda la partita, sicuramente ai punti avrebbe meritato il Bologna perché ha sfiorato più volte il gol sulla corsia di destra con Riccardo Orsolini. Infatti, a mio avviso, magari l'unico calciatore del Monza, l'unico difensore che ha sofferto un po' le scorribande felsine è stato Andrea Carboni sull'out di sinistra. Che lo stesso Orsolini ha messo più volte a repentaglio la difesa biancorossa, però c'è stato un grande Michele Di Gregorio che ha sventato più Come al volte solito. le varie occasioni avversarie. E peccato anche per il gol divorato da Colpani, ha cercato la volée in aria, Esatto. magari avrebbe Il gol da potuto copertina. Esatto. stoppare, però per noi giornalisti è facile parlare Voleva a fine emulare Dani Mota a partita. Genova, diciamo, quindi non gli è riuscita, però insomma un buon punto. Simone, dicevamo, comunque un buon punto contro una squadra che, anche se appunto reduce da due pareggi consecutivi, però naviga, una squadra che in casa, avevamo detto prima, il Monza su 14 partite, 12 vittorie e due pareggi, anche Milan e Inter hanno fatto davvero fatica, quindi insomma è un punto che pesa. Assolutamente, pienamente d'accordo con quanto detto da Eligio. Bologna io la reputo ad oggi una big del nostro campionato perché sta dimostrando grande qualità, giocatori giovani, interessanti. È un progetto che a me piacerebbe vedere anche a Monza nel futuro, perché poi l'obiettivo di fatto è quello, cercare di diventare una realtà solida del calcio italiano, di tentare il grande sogno. Ecco, spesso quando mi capita di parlare nei miei video dico sempre che il Bologna comunque ad oggi è una squadra molto strutturata che può realmente ambire a qualcosa di internazionale, di europeo, a differenza magari del Monza che invece deve prima consolidarsi nel campionato. Ho visto una squadra gagliarda, come dicevi tu, è una squadra che comunque ha sofferto, ha saputo soffrire, ha concesso tante occasioni al Bologna, però poi ha in porta un signor Di Gregorio che si sta dimostrando uno dei portieri più forti della Serie A, che merita secondo me almeno la chiamata all'europeo, quantomeno da terzo portiere, anche se Esatto. tanto comunque sono tanti i portieri che oggi sono forti, però se andiamo a vedere quanto fatto da Meret contro il Frosinone, andiamo a vedere quanto sta facendo invece Di Gregorio, diciamo che c'è una grande differenza, una bella prestazione difensiva, concordo con quanto detto da voi prima, l'unico che ha sofferto è Carboni, ma di fatto Orsolini ha spinto e non poco, ha puntato, un giocatore molto, molto importante, e ho anch'io negli occhi il gol mangiato da Colpani, che poteva essere un bel gol, ma lì magari con uno stop, un tiro un po' più semplice, poteva far meglio, però teniamoci quanto di buono ha fatto fino ad ora, dai. È vero, poi dicevi Di Gregorio, è davvero un portiere da almeno 15 punti, perché davvero ha fatto degli interventi strepitosi e come dicevi tu sicuramente meriterebbe quantomeno il terzo, il ruolo di terzo, assaporare la maglia della nazionale. Poi per quanto riguarda il futuro a Monza, insomma, si sa che insomma, in estate ci saranno un po' di novità. Allora ascoltiamo le parole di mister Paladino nel post partita allo stadio Renato Dallara, la sua analisi di questo Bologna-Monza 0-0. Buonasera a tutti. Insomma, oggi abbiamo fatto una partita giusta, dovevamo fare una partita così perché intanto mi hanno fatto i complimenti al Bologna perché è una grande squadra, non a caso è lì sopra in classifica, quindi mi hanno fatto i complimenti sia all'allenatore, allo staff, a tutti, ai ragazzi per quello che stanno facendo e oggi dovevamo fare una partita. Con questa mentalità dovevamo avere il rispetto di questa squadra, quindi l'abbiamo affrontati in fase non possesso in maniera perfetta, quindi abbiamo fatto una partita davvero di grande sacrificio, di grande spirito e di grande personalità, perché poi abbiamo avuto anche delle occasioni per fare male, perché l'occasione di Colpani
è una grande occasione, quindi potevamo sia perderla che vincerla, però mi è piaciuto lo spirito di squadra, davvero oggi è stata fatta una partita giusta contro una squadra forte che fa anche dell'area aggressione la loro arma migliore, quindi cercavano di sporcarci tutte le giocate, per quello insomma ci hanno tolto un po' il possesso palla, quindi a mio avviso è stata fatta una grande prestazione. Ho ringraziato i ragazzi perché davvero oggi hanno avuto una grande mentalità. La grande mentalità che ha sottolineato mister Palladino, tutto appunto da Monza, che dicevamo, ripetiamo ancora una volta, era reduce le due sconfitte, quindi era davvero difficile approcciarsi a una trasferta così delicata. Vediamo un'altra grafica del pagelle da parte della nostra redazione di tuttomonza.it, che ovviamente premiano, come anche hanno detto i nostri ospiti, la grande prestazione di Michele Di Gregorio, promosso a pieni voti a 7, così come Pablo Marì, che ci è piaciuto parecchio, così come in avanti anche Zerbin, che sembrava un po' perso, invece insomma l'ex Napoli si sta finalmente ritagliando minuti importanti, il solito lavoro sporco di Milan Djuric in avanti, che sta togliendo comunque anche campo e minuti a Lorenzo Colombo, che abbiamo visto che è subentrato a gara in corso. Andrea Carboni conferma quanto appunto hanno detto sia Eligio che Simone, una gara un po' in difficoltà. Izzo, anche lui sempre ai suoi soliti livelli, appunto Colpani che magari appunto ci fa un po' mangiare le mani per quel gol che poteva davvero, perché no, insomma, cambiare un po' anche l'esito del punto del Monza in ottica Europa, ma ripetiamo, una classifica che resta davvero molto molto bella. Tra poco torneremo ancora a parlare nell'approfondimento ascoltando le parole di mister Palladino, perché adesso è il momento di accogliere in videocollegamento qui ad Unica Calcio Monza un personaggio, un ex giocatore, tra l'altro ha giocato con mister Palladino nella stagione 2005-2006, ben 21 partite con la maglia del Livorno, quindi lo conosce anche molto molto bene. Con grande piacere accogliamo Fabio Galante. Buonasera Fabio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, ciao Roberto. Ciao. Grande Fabio, un giocatore da grandissima esperienza, Genoa, Inter, Torino, Livorno in Serie A, l'Under 21, i suoi successi in maglia azzurra, quindi davvero un grande grande piacere. Dicevamo Fabio, tu che hai giocato a fianco del Palladino calciatore all'inizio della sua carriera, ti saresti mai aspettato che ora sarebbe diventato a questi livelli di Serie A uno degli allenatori più contesi? Ma guarda, io Raffaele ci ho giocato, come hai detto te, lui era giovanissimo, penso aveva la stagione 2005-2006 e aveva avuto 22 anni, quindi un ragazzino, però già lì comunque non avrei mai immaginato che potesse poi fare allenatore, perché era talmente giovane che non ci ho pensato, anche perché io poi ho giocato con altri che hanno fatto poi allenatore, ma l'ho trovato a fine carriera, no? Tipo Spalletti, che già si vedeva che era un allenatore in campo, Diego Pablo Simeone. Raffaele era talmente giovane, però si vedeva in lui un ragazzo molto intelligente, un ragazzo sveglio, un ragazzo furbo, quindi insomma aveva tutte le qualità per fare una buona carriera da calciatore come lo ha fatto, perché secondo me da calciatore ha avuto delle, insomma, poteva fare di più, non lo so, però si vedeva veramente delle qualità, la Juve ci ha creduto tantissimo e poi ha iniziato la carriera da allenatore lì a Monza, Galliani è stato bravo a chiamarlo nel settore giovanile e poi dargli la squadra in mano lo scorso anno, ecco, quindi grande merito a Galliani. Vabbè, ormai Galliani di meriti ne ha presi tanti, diamogli uno in più perché se lo merita tutto questo. È vero, è vero. Tra l'altro Fabio, da esterno, anche settimana scorsa Palladino ha un po' rivendicato, no? Il fatto che ha sentito un po' il suo lavoro sottovalutato, perché ripetersi un secondo anno, va bene l'anno scorso in cui il Monza era un po' la novità, le squadre dovevano studiarlo, quindi quest'anno tra l'altro una squadra sulla carta assolutamente indebolita, non si può dire il contrario, sta facendo comunque bene, 43 punti, che voto dai tu alla stagione biancorossa, che sia o no Europa, comunque 43 punti sono comunque tanta roba, Fabio. Ma sì, sono tantissima roba e poi è normale quando abitui la gente in una certa maniera, dopo devi sempre migliorare. Io penso che Raffaele, la squadra, la società anche questo anno hanno fatto un ottimo lavoro, perché è a ridosso delle migliori, ha giocato delle bellissime partite, secondo me hanno insieme a Raffaele, a Mister, col dottor Galliani, hanno fatto una squadra giusta per fare un campionato, per divertirsi, per dare delle gioie ai tifosi, per non stare nel mischione per retrocedere, perché se io penso alla squadra del Monza, comunque penso a tanti italiani bravi, a un mix tra giovani e meno giovani, gente esperta appunto come Gagliardini, D'Ambrosio,
Izzo, poi come dicevate voi, hanno comunque in squadra dei giocatori, secondo me, di grandissima qualità, come Di Gregorio, come Colpani, come Pessina. Quindi, secondo me, la squadra è stata acquisita bene. E Raffaele Paladino sta facendo un ottimo lavoro. È appena un anno e mezzo che allena e ha già dimostrato comunque di avere personalità, di saper gestire una squadra. E lì dietro le grandi c'è il Monza. Quindi io al Paladino e alla società e alla squadra do un 7,5, ma super meritato, ecco. Sì, promosso a pieni voti il Monza da parte di Fabio Galante. Fabio, abbiamo qui in studio Eligio Caleone e Simone Schillaci. Ora lascio a Eligio, giornalista del Cittadino, se vuoi fare una domanda a Fabio. Prego, Eligio. Buonasera Galante. Ciao, buonasera. Allora, una domanda per lei. Lei che ha No, calcato non mi dà palcoscenici. del lei, non mi dà Sì. Bravo. È vietato dare del lei a Fabio. No, Roberto gliel'ha detto, il collegamento fa Vabbè, male, andiamo scusami, hai per fortuna. ragione. Dovevo dirglielo prima, non li ho Va bene. Ma non preparati. gliel'hai detto, va bene, va bene. Allora, tu che hai calcato palcoscenici importanti in Serie A con la maglia della nazionale, ha giocato con le maglie di Genoa, Livorno e soprattutto Inter. E ha giocato a fianco di Bergomi e come avversari ha avuto anche calciatori del calibro di Maldini e Nesta. E secondo lei perché in questa Serie A non ci sono più difensori di una volta, come vari Maldini, Bergomi, Baresi, Nesta? Ovviamente mi riferisco al calcio italiano. Sì, dei miei anni. Guarda, allora, mettiamo anche le altre due squadre, Torino e Empoli, così non facciamo un torto a nessuno, così abbiamo rammentato la mia carriera. Io penso che ho avuto la fortuna di giocare che dal 90 al 2010, dove tu hai rammentato campioni di un calibro veramente altissimo, no? Bergomi, Nesta, Cannavaro, Maldini. Ma anche gli stranieri che arrivavano da Turam a Stam, veramente c'era l'imbarazzo della scelta in quegli anni lì in Italia. È cambiato un po' il gioco, un po' il modo di fare calcio, secondo me. Ogni tanto quando mi incontro con i miei ex compagni, ho visto anche ieri Cannavaro, abbiamo un po' parlato. È cambiato anche un modo un po' di allenarsi i difensori, no? Una volta c'era più il contatto fisico, le marcature uomo contro uomo, uno contro uno. Adesso sì, anche a me dispiace ogni tanto vedere gli attaccanti che fanno un po' gol molto facilmente. Insomma, a me tempi, come dicevi te, era un po' più difficile fare gol a tutti quelli che abbiamo rammentato, ma forse era un po' il calcio diverso. Oggigiorno gli allenatori, quando fanno gli allenamenti, pensano, no, non pensano solo, anche a giocare subito dal basso, quindi tanto tempo lo porta via per la costruzione dal basso e il difensore perde un po' quello che erano le vere caratteristiche. Io sono sincero, mi sarebbe piaciuto giocare in questo periodo per una cosa sola. Io quando giocavo e passavo la metà campo, tanti allenatori mi facevano: Fabio, dove vai? Torna indietro. Invece oggigiorno si vedono difensori. Stesso Monza, insomma, Gasperini, Thiago Motta, quella scuola lì, vediamo difensori che fanno gol, vediamo difensori che anticipano e li troviamo nell'area di rigore. Io vado a vedere spesso l'Inter, cross di Di Marco, gol di Danfrio o di Bastoni, cioè ai miei tempi questo non si sarebbe visto. Quindi, riassumendo tutta la tua domanda, dico, i difensori hanno perso un po' più il modo di difendere, ma hanno acquisito secondo me un po' di più in fase offensiva. Questo è il mio pensiero. Poi sicuramente però la qualità di quelli che abbiamo rammentato è altissima e ritrovarla non è così facile, perché noi abbiamo rammentato difensori, ma se siamo qui a di tutti gli attaccanti, i numeri 10 che io ci ho giocato insieme contro, Roberto ci picchia tutti e tre perché andiamo fuori tempo massimo, capito? Sì. Non io Fabio, ma il regista forse ci picchia tutti e tre perché andiamo fuori tempo massimo, ma è bello ricordare assolutamente grandi, grandi nomi. Simone, lascio a te una domanda per Fabio. Ciao Fabio, Ciao buonasera. Simone. Parlavi prima appunto di grande qualità di protagonisti del Monza, di una stagione sin qui super positiva. Ti faccio una domanda che riguarda i protagonisti sul campo e i protagonisti fuori dal campo. Secondo te è più pronto per una big Raffaele Palladino e le sue idee tattiche oppure prendo un nome quasi a caso, Michele Di Gregorio e quindi, che
strizzo l'occhio anche all'Inter, per una big, quindi Palladino o Di Gregorio, secondo te sono più pronti per una big? Chi tra i due? Ma allora, per quello che ha dimostrato Raffaele Palladino, ti direi è pronto, perché poi alla fine se vai in una big devi saper gestire, devi saper dare delle indicazioni, che questo anno e mezzo Raffaele l'ha dimostrato alla stragrande. Anche nel modo di giocare vedo che comunque è molto elastico, perché voi poi me lo direte meglio, perché lo seguite meglio di me, il Monza negli ultimi tre partite ha cambiato anche un po' modo di giocare. Col Bologna forse ha giocato con un 4-2-3-1 con Juric davanti, e la partita prima col Napoli aveva fatto una difesa a 3, un 3-4-2-1, poi chi aveva giocato, Roberto, aiutami, col Torino aveva fatto forse un 5-4-1, cioè poi andate a rivedere voi questi numeri, che poi i numeri lasciano il tempo che trovano, perché poi basta che uno corre un po' di più e si trasforma in una 4, una 5, questi sono un po' piccoli dettagli. Però per Simone, per dirti cosa, che Raffaele comunque ha un'elasticità, un'intelligenza che sicuramente anche in un grande club può allenarlo. È chiaro, la tua domanda ti direi più Di Gregorio, perché come per giocare è un po' più facile, no? Io sono arrivato dalla squadra di Roberto, dal Genoa, si può dire che sei genoano, Roberto? No, va bene. Dai, lo so, anch'io genoano, interista, io ho giocato nelle squadre, però sono arrivato dal Genoa all'Inter, ero un ragazzino perché avevo appena 20-22 anni, però arrivando, giocando con grandi campioni è molto più facile. Questo è uguale per Di Gregorio, anche se un ruolo un po' più diverso, però quando entri in un ambiente di grandi calciatori subito ti ambienti da giocatore. Quindi alla tua domanda, Simone, ti dico Di Gregorio, però Palladino, insomma, se continua queste sue premesse lo troveremo presto in una grande squadra. Eh sì, davvero presto, tante le società interessate all'attuale tecnico del Monza e anche tante le voci relative alla panchina del Monza dal prossimo 1 luglio. Fabio, ultima domanda inevitabile sull'Inter, che lunedì sera, se vincesse il derby col Milan, vincerebbe lo scudetto della Stella. Un tuo giudizio sulla stagione e soprattutto sul lavoro di mister Inzaghi? Allora Roberto, è chiaro che la stagione dell'Inter è stata strepitosa. Ha fatto un campionato dove ha fatto un po' il Napoli dello scorso anno, ha fatto un po' un campionato a parte, ha dimostrato veramente la forza della squadra, squadra composta da giocatori veramente forti in tutti i ruoli, dal portiere all'attaccante, insomma a un centrocampo con Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella strepitoso. A difensori veramente bravi, e non ha secondo me un punto debole, ma soprattutto oggigiorno con i 5 cambi, insomma, entra Danfri, entra Carlos Augusto, che voi conoscete molto bene, entra Arnautovic, Sanchez, cioè l'Inter è veramente forte. Peccato per la Champions, che si poteva forse ripetere l'annata dello scorso anno arrivando in finale come lo scorso anno, però la Champions sappiamo che è veramente è a parte, ti deve andare tutto bene. Però al di là di questa parentesi Champions, io penso che il lavoro di Simone Inzaghi in questi anni è stato un crescendo, ha dimostrato comunque di essere all'altezza per allenare un grande club. Manca poco veramente a vincere il campionato, la seconda stella, se poi arriva nel derby, chiaramente per i tifosi dell'Inter è ancora più bello, per i giocatori, per la società, però alla fine veramente manca poco. Se poi lo prendiamo col Torino, quella dopo fuori casa, va bene, l'importante è vincere il campionato, ma penso che è un campionato super meritato per i giocatori, per Simone Inzaghi e per la società. Anche io ho avuto la fortuna di lavorare come osservatore quando c'era Spalletti, adesso sono brand ambassador dell'Inter, fa parte di questa società, è veramente bello, perché veramente tutti al proprio posto, veramente sono come dico io, dei grandi professionisti, no? Anche lo stesso Marotta, Ausilio, veramente bravi, quindi sono anche contento per loro, perché è una soddisfazione, insomma, vincere il campionato e raggiungere la seconda stella.
Poi sicuramente Fabio festeggiarlo, perché l'ultimo con Antonio Conte era in pieno periodo Covid, dunque non c'era la gente allo stadio, non c'era l'abbraccio, la festa che in un derby sicuramente esploderà alla grande in Visibilio per lo scudetto davvero importantissimo, quello della seconda stella. Grazie allora a Fabio Galante di essere stato con noi e alla prossima Fabio, grazie mille. Grazie a voi, grazie Roberto, ciao a tutti. Ciao Fabio, grazie mille. Riprendiamo quello che è il discorso di Bologna-Monza, perché a Palladino e non solo non sono piaciute le critiche di Thiago Motta, che un po' ha criticato il modo di perdere tempo del Monza, che non fa bene al calcio italiano secondo il tecnico italo-brasiliano del Monza, e sentiamo la risposta di mister Palladino nella conferenza post partita. Beh, io sono molto amico con Thiago, ma non sono d'accordo su questa cosa, perché credo che si sia perso tempo solo su quell'episodio di Izzo che è andato giù anche in maniera brutta, perché è rotolato anche fuori dal campo, abbiamo perso credo 20-30 secondi e l'arbitro ha dato un minuto di recupero, e poi abbiamo perso tempo su una sostituzione, ma perché avevamo un giocatore che non stava bene, quindi insomma c'è stata lì la sostituzione. Mi dispiace che vengano attaccati i miei ragazzi, perché non è mai successo con nessuno una roba del genere, quindi i miei ragazzi sono esemplari, sono bravissimi, e quindi assolutamente non rispecchiano insomma in queste cose. Eligio, un tuo commento su queste parole a caldo di Thiago Motta, forse anche un po' frustrato per non aver centrato la vittoria dopo il pari di Frosinone, aver rallentato la rincorsa Champions con un Palladino che giustamente ha difeso i suoi ragazzi. Sì, condivido la disamina di mister Palladino, sicuramente le parole di Thiago Motta sono frutto di un'uscita fuori luogo, a mio avviso, anche perché l'ha spiegato benissimo anche in conferenza stampa mister Palladino. Il gioco era fermo per via dell'infortunio di Izzo, anche perché la gara era quasi terminata, e sicuramente ai punti, come dicevamo prima, avrebbe meritato il Bologna per via delle conclusioni realizzate durante l'arco del match, però è un pareggio che va benissimo al Monza e può dare comunque sia può dare manforte al percorso dei Brianzoli in campionato. Simone, cosa ne pensi di questa piccola scintilla tra due? Tra l'altro si conoscono molto bene, amici, hanno giocato nel Genoa, hanno condiviso vari percorsi professionali. Ma io ho visto anche sui social tante parole dei tifosi rossoblu contro il Monza, contro Palladino, contro Izzo soprattutto, perché non è neanche la prima volta, perché anche lo scorso anno è stato criticato molto per il suo modo di fare, lo sappiamo, Izzo ogni tanto magari usa delle furbizie del mestiere, però è per questo che è un difensore molto, molto bravo, molto forte. C'è tanta frustrazione perché il Bologna sogna questo approdo in Champions League, quindi doveva assolutamente vincere questa partita. Ho visto anche un Palladino che difende sempre i suoi ragazzi, comunque in ogni occasione, non l'ho mai sentito veramente. Pochissime volte mi pare abbia detto qualcosa contro i suoi ragazzi, e questo non fa che accrescere l'unione nello spogliatoio, ed è per questo motivo che il Monza poi ottiene questi grandi risultati sul campo. È vero, vediamo allora quelle che sono state le parole di Motta con l'aiuto della nostra grafica, le parole incriminate che hanno fatto storcere il naso al suo vecchio amico Raffaele Palladino. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, riuscire a costruire tante occasioni contro un avversario bravo nelle ripartenze è un merito. Il Monza è una buona squadra, ben allenata da Palladino, si sono difesi bene, molte volte hanno perso tempo e queste cose non mi piacciono. Ho la sensazione che si va indietro e non in avanti. Il campionato italiano dovrebbe fare attenzione su queste cose, tutti devono ragionare affinché il prodotto possa offrire una qualità diversa, altrimenti la gente non vede uno spettacolo. Ecco, Simone, ricollegandoci ancora, poi Motta ha proprio allargato il discorso, no? Ha un po' accusato il Monza di non far brillare il prodotto del calcio italiano, ma non è solo il Monza che fa solo queste occasioni, scene, insomma. Poi Izzo ha preso un brutto colpo, una bruttissima caduta. Tra l'altro in queste parole io leggo soprattutto alcune frasi: bravo nelle ripartenze, si è difeso bene, quindi ha sottolineato proprio questo aspetto. Tra l'altro il Monza mi sembra che sia anche una delle poche squadre che gioca spesso a calcio, non si snatura mai, a parte in alcune occasioni. Questa è stata una partita in cui per portare a casa quantomeno un punto bisognava andare contro un po' le proprie caratteristiche, ed è stata una delle pochissime volte in cui, correggetemi se sbaglio, ho visto il Monza difendersi piuttosto che attaccare, perché poi vediamo, come diceva prima anche Fabio Galante, i difensori salire, le occasioni sono sempre tante, e il Monza è una squadra che propone, ama giocare a calcio.
È vero, e comunque ripetiamo, ha una classifica davvero molto molto bella. E a proposito di quella che è la stagione fin qui del Monza, mancano ancora poche partite, poi si conoscerà un po' anche il futuro del mister, ma anche a livello societario al Dall'Ara era presente anche Augusto Balestra della Orienta Capital Partners, che ormai è la pista accreditatissima a rilevare la maggioranza delle quote del gruppo Fininvest, in cui a chiudere l'era della famiglia Berlusconi legata al calcio Monza dopo quasi sei stagioni. Sentiamo le parole di mister Palladino, che dà il voto alla stagione fin qui dei suoi ragazzi. Beh, direi che sono due stagioni da 10. Quest'anno probabilmente da 10 lode, perché riconfermarsi non era facile. E quindi sono d'accordo con le sue parole. L'anno scorso c'era tanto entusiasmo, era il primo anno in Serie A, le squadre ci affrontavano in maniera diversa e quindi abbiamo fatto un campionato pazzesco. Quest'anno riconfermarsi con tante difficoltà non era semplice, quindi quello che stanno facendo i ragazzi è davvero qualcosa di incredibile e io, sia come allenatore che come persona, mi ritengo fortunato ad avere un gruppo così. Eligio, le parole, poi lui ha detto il mio futuro sono le prossime sei partite, è suonato però un po' come un piccolo commiato di saluto, ha sembrato ai più, no? Che Palladino ha cominciato a far capire che forse la sua avventura a Monza dopo due stagioni è finita. Che giudizio dà, insomma, le sue parole? Assolutamente anch'io, ripeto, 10 lode, perché il Monza quest'anno secondo me ha fatto un campionato strepitoso. Ricordiamoci in estate come era partito tra i mugugni della gente per le cessioni e gli arrivi di parametri zero e prestiti. Condivido con le tue parole, con quelle di mister Palladino, anche perché la stagione scorsa, come ha detto mister Palladino, è stata una stagione da 10, perché non è semplice salvarsi in quella maniera, con la maniera che ha fatto il Monza, salvarsi aritmeticamente, mi sembra 5-6 giornate dalla fine, sì. E ripetersi non era facile, innanzitutto perché, come ha detto mister Palladino, le squadre già magari ti conoscono, quindi ti affrontano in maniera diversa in campo, e secondo anche perché a livello di organico, a livello di rosa, quest'anno il Monza è sicuramente più indebolito rispetto alla scorsa stagione. Non ci dimentichiamo che la squadra biancorossa quest'anno ha perso Carlos Augusto, trasferitosi all'Inter, come appunto Sensi, anche lui nerazzurro, Rovella si è trasferito alla Lazio, lo stesso Petagna, che nonostante le critiche comunque sia ha raggranellato nella scorsa stagione 7 gol, e quindi riconfermarsi su questi livelli con giocatori diversi, giocatori nuovi, soprattutto con calciatori che non hanno mai giocato in Serie A. Mi viene in mente ad esempio Birindelli ha sviluppato un'ottima crescita, la scorsa stagione giocava a tratti, giocava a sprazzi, mentre quest'anno sta giocando, ora mi sembra sia un titolare, sì, dello scacchiere di mister Palladino. È riuscito anche grazie a lui, grazie a mister Palladino, due giocatori hanno conquistato la nazionale, non ci dimentichiamo, è Dani Mota Carvalho, che è stato convocato nella nazionale portoghese, come Valentin Carboni, convocato nella nazionale argentina. Questi sono successi sicuramente attribuiti a tutto il gruppo, ma in maniera particolare a mister Palladino, che e dopo due stagioni grandiose sulla panchina del Monza merita di diritto una chance. Secondo me, per la sua crescita personale, credo sia giusto che possa continuare magari con uno step intermedio, e sarei felicissimo se magari lo chiamasse ad esempio il Napoli o la Roma. Anzi, la Roma, secondo me, sarebbe molto difficile, in quanto Daniele De Rossi sta disputando un grande campionato. Io lo vedrei, mister Palladino, lo vedrei sulla panchina del Bologna o sulla panchina della Fiorentina, dove appunto è stato accostato nelle ultime settimane. Anche perché per quanto riguarda gli stili di gioco sono molto simili, 4-2-3-1 per quanto riguarda la Fiorentina, 4-1-4-1 e 4-2-3-1 per quanto riguarda il Bologna, e poi soprattutto andare ad allenare in una piazza tranquilla, così come lo è il Monza, come lo è il Bologna, sicuramente potrà giovare benissimo al tecnico di Mugnano di Napoli. E poi insomma troverebbe l'Europa, perché sicuramente sì, o sia Champions, sì, o Europa League, l'Europa e il Bologna l'anno prossimo, se non succede un cataclisma clamoroso, ovviamente tutto è possibile, insomma l'Europa e il Bologna se l'è ampiamente meritata. Simone, prima Eligio parlava di Valentin Carboni, no? Un giocatore di cui si è detto
un gran bene, fino insomma, a febbraio ha fatto delle belle prestazioni, poi sono cominciate queste voci, il 30 milioni, 40 milioni, sarà la mega plusvalenza dell'Inter, l'hanno forse un po' pesato, perché il giocatore ultimamente non è più nello scacchiere titolare di mister Paladino, e poi ti chiedo, non è forse a volte esagerato sparare sempre queste cifre su un giocatore che al primo, a primavera stagione in Serie A non è neanche un titolare fisso? Sì, sicuramente ha influito, nel senso che se ricordiamo all'inizio stagione Carboni non aveva praticamente mai visto campo, poi dopo che si è diffusa la voce del mancato utilizzo e l'Inter magari non è d'accordo, potrebbe richiamarlo dal prestito, queste voci circolano sempre, ha iniziato a giocare, ha iniziato a far bene, è molto giovane, va detto, ha già giocato con la nazionale maggiore argentina, campione del mondo, quindi non è una cosa da tutti i giorni, e è un giocatore che va tutelato, va dosata la sua crescita, quindi a Monza penso si stia facendo bene a dosare il suo impiego nelle varie partite, poi è chiaro queste valutazioni sono sempre molto molto alte, poi non, a volte non rispecchiano neanche la realtà e si bruciano talenti che invece potrebbero poi essere cullati, essere fatti crescere molto meglio. Va detto che ha delle qualità molto molto importanti, perché è difficile vedere in un giocatore così giovane certe caratteristiche, e quel mancino lì poi Argentina richiama qualcuno, però non bisogna mai sparare così in alto, secondo me. Esatto, insomma non si fa mai il bene del giocatore, fermo restando, come tu te benissimo Simone, che Valentin Carboni ha un grande futuro davanti a te, davanti a sé. Simone, ti rimetto ancora in mezzo, se ti dico il nome Patrick Ciurria, perché l'anno scorso è stato uno dei giocatori veramente strepitosi di questo Monza, che lui era esordiente dopo tanti anni tra la B e la C col Pordenone, poi ha trovato la sua dimensione a Monza, in Serie A strepitoso. Cos'è successo secondo te quest'anno a Ciurria? Secondo me fa tanto il modulo, perché poi Palladino è passato a 4, lui è di difficile collocazione, credo che sia semplicemente sfortuna, nel senso che l'anno scorso ha fatto bene sia perché chiaramente ha delle qualità importanti e è un giocatore che ha dimostrato tanto, ma anche perché era valorizzato nel modo di giocare del Monza, nei compagni che aveva a fianco, perché senza sminuire Warren Bondo, Gagliardini, gli interpreti di oggi del Monza, magari non avere dall'altra parte un Carlos Augusto, non avere di fianco un Rovella può pesare secondo me nell'equilibrio di una squadra. È un giocatore che faceva molto bene andando sul fondo e rientrando e crossando, cercando il taglio di un attaccante. Quest'anno c'è da gennaio in poi c'è un Milan Juric che invece è di presenza fisica, e poi ha avuto anche l'infortunio Ciurria, va detto, quindi è stato fuori. Però avere tanti giocatori di fianco di un diverso tipo può darti qualcosa in più, si vede che lui comunque deve essere valorizzato in un altro modo. Tornando invece a prima, Birindelli, come dicevi bene Ligio, è uno dei giocatori che ha fatto molto bene quest'anno, e invece secondo me lui fa bene proprio per questa difesa a 4, perché anche nelle partite in cui il Monza ha giocato a 3 dietro ha fatto fatica, invece ho notato che quando gioca a 4 gioca bene. È vero, sarà uno dei giocatori che davvero l'anno scorso era strepitoso, forse un po' mancato al Monza, come ripetiamo forse un po' mancato anche un Papu Gomez, perché è un giocatore davvero che lascerà l'amaro in bocca, purtroppo, l'averlo gustato solo per due spezzoni, poi insomma quello che è stata la sentenza poi confermata, si attende ovviamente l'ultimo esito del ricorso al TAS di Losanna, poi non ci sarà più modo di ribaltare la sentenza, ricordiamo 2 anni di squalifica per Alejandro Gomez e solo 2 presenze con il Monza, davvero un grande peccato. Simone, prima Eligio ha detto che vede bene Palladino a Bologna, tu dove lo vedresti bene? In Serie A? Lo vedrei bene alla Fiorentina, perché può essere lo step perfetto per lui, poi forse qualcuno mi verrà contro, comunque anche da Torino verranno contro, ma anche al Torino secondo me non sarebbe una brutta idea, proprio per questo modulo, per il fatto che il suo maestro è proprio Ivan Juric, lo vedo bene anche lì, perché i suoi dettami sarebbero ben apprezzati e valorizzati. Non lo vedrei bene al Bologna per il semplice fatto che comunque in caso di Champions, ma questo lo dico da appassionato del calcio, vedrei, spero, in una permanenza di Thiago Motta, e Palladino lo vedo più su altre piazze.
È vero che poi insomma gradino Champions per Palladino, Becca ha dimostrato di essere un tecnico precoce perché il suo esordio è stato un Monza-Juve 1-0 con gol di Gittier, insomma anche la Champions sicuramente non lo spaventerebbe come allenatore. Chiedo al regista, ci fai rivedere la classifica di Serie A? Perché le prossime gare del Monza non sono tanto agevoli, avevamo già parlato nelle precedenti puntate di Unica Calcio Monza, il calendario è davvero difficile. Adesso domenica arriverà un Atalanta che giovedì Eligio sarà impegnata in casa contro il Liverpool nel ritorno di Europa League. L'Atalanta riparte dal 3-0, ma l'Atalanta quest'anno è una squadra davvero pazza, capace di grandi prestazioni. Abbiamo visto col Verona 2-0, sembrava vinta, poi il Verona in maniera tosta l'ha ripresa e ha strappato un pareggio a Bergamo. E insomma il calendario dice Atalanta, Lazio, c'è la Fiorentina, la Juve, in mezzo Lecce, Frosinone. Insomma proviamo un po' a farci un'idea, secondo te l'obiettivo del Monza può essere sicuramente raggiungere, eguagliare quantomeno i punti della scorsa stagione, ma secondo te c'è ancora quella fiammellina dell'Europa o là davanti, anche se appunto vediamo Roma, Atalanta e Fiorentina hanno una gara in meno, quindi ancora virtualmente potrebbero avere 3 punti in più, la teniamo accesa questa fiammellina? Secondo me la fiammella è da tenere accesa per il semplice motivo che per quanto riguarda il ranking UEFA dovrebbero andare 5 squadre italiane in Champions League qualora passassero il turno sia l'Atalanta che la Fiorentina. Quindi a maggior ragione scalerebbero anche gli altri posti per quanto riguarda sia l'Europa League e la Conference League. E bisogna fare quanti più punti possibili, l'ha detto anche Mister Palladino in una recente conferenza stampa, cercherà di eguagliare, così almeno superare la quota punti della passata stagione, ricordiamo che sono stati 52 punti, esatto. Quindi ne mancherebbero 9 se non vado errato. Sì. E per quanto riguarda la prossima partita non sarà una semplice passeggiata, in quanto proprio contro l'Atalanta il Monza finora ha raggranellato 3 sconfitte su 3, quindi ora di sfatare il tabù a partire da domenica prossima. sarebbe bello domenica sera sfatarlo. Simone, è un'altra sfida tra l'allievo e il maestro, perché Gasperini ha avuto Palladino alla Juve nel settore giovanile, a Crotone, a Genova, lo conosce bene. Palladino ha sempre detto che da Gasperini ha preso tante delle sue idee, poi ovviamente Palladino ora sta cominciando a camminare con le sue di idee, e forse anche Palladino ha voglia ora di superare il maestro. Ma te che Atalanta ti aspetti, e se il turno infrasettimanale contro il Liverpool, che ricordiamo ha vinto l'Atalanta 3-0, ma il Liverpool è pur sempre il Liverpool, potrebbe influire in ottica Monza-Atalanta di domenica sera? Senza dubbio influirà, perché è una partita da giocare, da conquistare questa qualificazione per l'Atalanta. C'è, parlavamo di fiammella del Monza, c'è anche in Palladino sicuramente quella di voler arrivare il prima possibile ai livelli di Gasperini. È una partita difficilissima perché l'Atalanta, a mio modo di vedere, è una delle squadre che metterei tranquillamente nella top 3 di questo campionato, perché ha giocatori molto forti, ha sempre questa fame di conquistare punti, al di là poi della partita col Verona e poi qualche scivolone di troppo. Sta al Monza appunto cercare di vincere una nuova sfida, perché è una delle poche squadre contro cui non ha mai raccolto punti, e potrebbe magari con una qualificazione o non qualificazione comunque o essere delusa oppure essere troppo appagata per il risultato, quindi sì. È vero, vedremo domenica sera. Eligio, due indizi fanno una prova, non so, Alessio Dionisi è già 2 gare di fila che viene a vedere il Monza, addirittura anche in trasferta a Bologna. Secondo te può essere davvero il candidato principale, anche se Dionisi piace anche a Sartori, il dirigente del Bologna per un eventuale post Thiago Motta? È il profilo giovane, comunque con idee chiare, ha avuto questa stagione sfortunata a Sassuolo, ma ricordiamo gli infortuni che ha avuto pesanti, le difficoltà. Potrebbe essere lui, e eventualmente ti chiedo un'eventuale alternativa secondo te per il profilo Monza, quale potrebbe essere post Palladino? Sì, a mio avviso Dionisi si allineerebbe allo stile Monza, anche perché ho visto quasi tutte le sue conferenze stampa, ha sempre parlato in maniera pacata, mai una polemica con giornalisti o qualcos'altro. Ricordiamolo anche che Dionisi, magari rispetto ad altri allenatori, ha conquistato 3 salvezze consecutive sulla panchina del Sassuolo, e quest'anno è stato anche un po'. Poi ricordiamo Eligio che è stata la bestia nera del Monza nel 2019, sì, nella semifinale playoff o quarti, adesso mi ricordo, nel playoff di Lega Pro, la sua Imolese che eliminò il Monza di Brocchi. Quindi Gagliani sicuramente se l'ha puntato il suo nome. Poi è stato avvistato, come dicevi poc'anzi, sia nella gara contro il Napoli che con la gara contro il Bologna al Dall'Ara. E per quanto riguarda altri allenatori, si fa il nome di Paolo Sousa.
Anche lui è abituale allo U Power Stadium. Quindi. Anche lui l'abbiamo visto nella gara interna contro il Napoli, però io vado controcorrente. A me piacerebbe vedere sulla panchina del Monza un allenatore navigato, in modo tale che possa fare, che possa tranquillizzare gli animi, un normalizzatore. Io ci vedrei ad esempio un Sir Claudio Ranieri. Che ricordiamo anche lui lo ha ammesso, era stato cercato dal Monza quando fu esonerato Stroppa, poi la società optò per la bellissima scelta Raffaele Palladino. E poi si è fatto il nome di Alessandro Nesta, anche lui si allinerebbe al Monza gaglianesco, possiamo dire, ex Milan. Anche Nesta non mi dispiacerebbe, perché quella reggiana sta facendo bene, è ovvio che il campionato di Serie B è diverso dal campionato di Serie A, però sta disputando una discreta stagione sulla panchina della reggiana e peraltro... eliminato anche il Monza in Coppa Italia. Ad agosto si è presentato vincendo, eliminando subito il Monza. Simone, si parla tanto di Alberto Gilardino. Ieri il direttore di Sport Italia, Michele Criscitiello, ha rivelato che ci sono un po' di difficoltà tra il Genoa e il suo procuratore, Alessandro Moggi, che non è tanto gradito alla dirigenza rossoblu. Ci sono difficoltà, Gilardino ha il contratto in scadenza. Gilardino, come Nesta, ex giocatore del Milan di Adriano Galliani. Gilardino quest'anno ha disputato comunque una stagione strepitosa con il Genoa, neopromossa, 39 punti, l'anno scorso la promozione dalla B alla A, anche lui profilo interessante? Sì, sì, è uno degli allenatori che sta facendo meglio in questo campionato, magari una accoppiata Gilardino-Reteghi, ecco, diciamo che non sarebbe male, però tornando ai nomi che facevate prima, secondo me Dionisi, due indizi o tre indizi fanno una prova, perché può essere un nome spendibilissimo, già vicino al Monza, tra l'altro anni e anni fa, è un allenatore giovane che ha grandi idee, magari un po' diverse da Palladino, però... navigato in Serie A. L'altro nome che faccio, che è una suggestione, secondo me non sarebbe un'idea completamente da scartare e non applicabile, quella che porta a un Federico Peluso sulla panchina del Monza, perché potrebbe essere magari fatto un percorso stile Palladino, quindi una persona che conosce bene l'ambiente, già interna allo staff, chissà che non possa essere lui per ripartire da un nome già conosciuto. È vero, interessante, darebbe anche proprio un discorso di continuità, no? Del lavoro, come dici benissimo te Simone, chissà che magari potrebbe essere a sorpresa proprio lui il nome. Vi coinvolgo invece per le vicende societarie, no? Eligio, si parla di Augusto Balestra, era presente al Dallara, si va verso davvero la conclusione dell'era Berlusconi, che detti se fatti i tifosi del Monza sono un po' preoccupati, ma il sapere che c'è Adriano Galliani è rassicurante. Sì, una voce concreta, peraltro riportata in esclusiva dal cittadino, dal mio collega Diego Marturano. E per quanto riguarda la situazione societaria, sì, sarebbe soprattutto ossigeno per il Monza, perché lui andrebbe a rilevare il 70% delle quote societarie e rimarrebbe Adriano Galliani, perché... diciamocelo, il migliore direttore non a caso che abbiamo in Serie A e soprattutto farebbe da garante, sarebbe una garanzia per il futuro, per il proseguio della squadra biancorossa. E al momento non ci sono altre news in questi ultimi giorni, però è stato avvistato anche al Dallara di Bologna assieme al dottor Galliani. Quindi siamo in attesa della classica fumata bianca. Sì, dobbiamo aspettare il 27 maggio, in cui ci sarà l'incontro con Palladino, magari un annuncio della società, quindi prepariamoci a un fine mese davvero bollente, sarà davvero un'estate bollente. Simone, che idea ti sei fatto tu su queste voci societarie e soprattutto insomma, la conclusione di un'era che rimarrà comunque impressa per sempre nella storia del Monza, quella legata alla famiglia Berlusconi? Un'era indimenticabile, sì, diciamo che la vedo come una cessione inevitabile, nel senso che siamo giunti alla fine di un percorso di crescita, di approdo nel calcio che conta, c'era la volontà da parte del presidente Silvio Berlusconi e della famiglia di portare il territorio di Monza e Brianza, di fatto, e non solamente la squadra, in Serie A, tra le squadre navigate, e diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto, ora c'è bisogno comunque di un capitolo in più e di nomi se ne fanno, poi è ovvio che la società, come ha sempre fatto sino ad ora, prenderà la scelta migliore. E vedremo insomma quelle che saranno le news, ma davvero il gruppo capitanato da Augusto Balestra è davvero in pole position, comunque insomma seguite poi anche gli aggiornamenti su tuttomonza.it. Stiamo arrivando
al rush finale di questa puntata e volevo dare spazio a Eligio perché sì. Insomma Eligio, tu hai anche una bellissima storia sì. Che a noi piace raccontarle perché secondo me, come hai detto anche tu a microfoni spenti, può essere sicuramente d'aiuto, no? Per chi ci sta ascoltando e magari ha vissuto, sta vivendo anche magari esternamente con qualche proprio caro la stessa situazione. Eligio, lascio completamente parola a te, spiega e insomma sono sicuro che sarà un bel messaggio. Ti ringrazio di questa assist, Roberto. Allora, peraltro noi ci siamo visti, la coloriamo un po' questa notizia. Il 19 agosto eravamo in collegamento dallo stadio San Siro. Esatto, era prima di campionato. Era prima di campionato per Inter Monza e peraltro quel giorno abbiamo fatto due collegamenti, se non vado errato, prima della partita per comunicare le informazioni ufficiali e poi per il post-gara per commentare la prima gara, purtroppo andata male per il Monza, sconfitta per 2-0. E il giorno dopo, il 20 agosto, seguo tutta la Serie A dal divano, quindi seguo la maratona della massima serie e a un certo punto, mentre prendo appunti sulla mia fidata cartellina, a un certo punto noto che la mia scrittura è rimpicciolita, c'è qualcosa che non va. Poi, mentre prendevo appunti, sia per quanto riguarda i calciatori di Serie A, sia per quanto riguarda i calciatori del Fantacalcio, infatti ho il sorriso perché mi hanno segnato sia Gudmundsson che Jovic, togliendo questa parentesi, il giorno dopo, dal 21 al 23 agosto, noto che c'è qualcosa che non va nel mio corpo. Inizio a sbattere contro l'armadio, non ho l'equilibrio, mi manca l'equilibrio e soprattutto, nonostante questa situazione, riesco ad andare al lavoro, lavorando dal lunedì al mercoledì, appunto dal 21 al 23 agosto, però in ufficio cosa succede, caro Roberto? A un certo punto, mentre scrivo al computer e digito i tasti, sbaglio i tasti continuamente, quindi al posto del 7 premo l'8, al posto della Z premo la lettera O, al posto della lettera P premo la N, e quindi dico, caspita, cosa mi sta succedendo? Cerco di tenere duro perché la settimana successiva sarei andato in ferie, però il mercoledì chiamo il mio dottore, il mio medico di Villa Santa, che mi consiglia vivamente di andare a pronto soccorso di Vimercate, e lì a Vimercate mi visitano subito, mi fanno un attacco al cervello, risultata negativa, infatti ero convinto che quella fosse una notizia positiva, però poco dopo mi prescrivono una risonanza magnetica al cervello encefalico. Dalla risonanza poi troviamo purtroppo delle lesioni demielinizzanti al cervello, con conseguente ricovero il 31 agosto, e quando andiamo io e la mia compagna lì al pronto soccorso di Vimercate, facciamo la visita neurologica, purtroppo mi comunicano che si tratta di una malattia neurodegenerativa. Chiediamo conferma di questa malattia, chiediamo soprattutto il nome risponde al nome appunto di sclerosi multipla. E sicuramente sono stati giorni difficili trascorsi in ospedale, sono stati circa 10 giorni e ringrazio tutti i medici e infermieri che mi hanno dato veramente una grossa mano sia a livello di salute che a livello di appoggio. Ringrazio ovviamente la mia compagna e la mia famiglia per il supporto costante. E anche il Monza, perché in questa situazione qui mi è stata molto vicina, addirittura è venuto in primis a trovarmi Marco Ravasi, dirigente di lungo corso del Monza, a donarmi la maglia di Luca Caldirola, peraltro maglia fortunata perché era stata indossata dall'ex centrale dell'Inter in occasione di Monza-Empoli, peraltro la prima vittoria di questa stagione, e successivamente era venuto a trovarmi anche Enrico Cerruti, donandomi la maglia autografata addirittura da Armando Izzo. È un po' bello. È stato un po' un regalo emblematico perché lui simboleggia il leone in campo e fuori. Esatto. E quindi poi ho iniziato la cura presso il Centro Sclerosi Multipla del San Raffaele, dove attualmente insegue la coordinatrice del Centro SM Lucia Mogliola. E attualmente sto seguendo una cura mensile con la cura con l'iniezione del farmaco sottocute. Grazie a Dio la cura procede bene, ogni tanto qualche piccola ricaduta, però bisogna andare avanti anche perché
Caro Roberto, non abbiamo alternative, bisogna reagire, bisogna essere positivi, anzi questo secondo me deve essere uno stimolo per andare avanti e soprattutto per affrontare queste battaglie. Anche per me raccontare questo, soprattutto in un mondo che amo come il calcio, per me è una grande soddisfazione e ti ringrazio dell'opportunità. Quello che posso dire a chi ci ascolta è di non mollare, soprattutto di andare avanti nonostante tutto, di sorridere alla vita e di non rinchiuderci a queste cose, perché è facile magari la depressione, rinchiudersi dentro di sé, perciò bisogna andare avanti e affrontare la vita nel migliore dei modi. È un bellissimo spot, Ligio, una bellissima storia. Tu come Izzo lotti come un leone, quindi sì. Si vede, sei sul pezzo, sei qui con noi, scrivi pezzi, segui il Monza, dunque davvero davvero grazie a te, Ligio, perché è un messaggio davvero importante, fa assolutamente piacere averlo veicolato a tutti. Va bene, siamo allora in conclusione, grazie a Simone Schillaci per essere stato con noi. Simone, grazie, buona serata a tutti. E grazie a te, Eligio, anche per il messaggio, per la bellissima compagnia, e un abbraccio. Ti aspettiamo ancora qua, ormai sei di casa, quindi tra un po' ti diamo le chiavi. Grazie Roberto e grazie a tutti i telespettatori. Buona serata a tutti. Va bene, noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre sul canale 75. Alla prossima!